sono molto contento di fare il mio primo film con Sofia Loren, perché non è una cosa che capita spesso. Mi chiamo Ibrahim Gueye e ho recitato nel ruolo di Momo della vita davanti a sé. Io non ho mai recitato in vita mia e non ho mai fatto un film in vita mia. Però questo è il mio primo film e per me è stata una bellissima esperienza e mi sono divertito tantissimo. Il casting per La vita davanti a sé è partito che mi sono iscritto all'agenzia, poi dopo mi hanno chiamato per fare questo casting, questo film. Poi eravamo tantissimi bambini e io ero tranquillo, però ho detto se mi veniva bene, se no. La prima volta che sono arrivata a Bari, no, io ho abitato in una villa con Sofia Loren, Edoardo e la sua famiglia. E mi sono divertita tantissimo, e abbiamo ballato, abbiamo giocato, abbiamo fatto tante cose divertenti. Poi eravamo come una famiglia. Quando ho incontrato Sofia ci siamo trovati subito. Lei mi ha trattato come fosse un suo nipote. Io non la conoscevo. Vabbè, io sto in Italia, sto qua da 5 anni. Mi hanno detto che lo sai chi è lei? Ho detto no. Poi dopo sono andato su internet e ho visto che ma questa è una grandissima attrice. A me, io tutte le cose che facevo nelle scene mi venivano naturalmente, non lo so. E poi però Edoardo e Sofia mi hanno insegnato tante cose, tante. Ero in me stesso e facevo quello che mi dicevano e mi impegnavo al massimo. Gli insegnamenti che ti insegnano mica li sai dire, perché ormai te l'hanno insegnato, ce l'hai dentro. Quindi quando giri, quegli insegnamenti li usi per forza, perché sai che sono molto importanti. Questo lo devo dire per forza, è una grandissima persona. Mi ha trattato come se fossi un figlio e non lo dimenticherò mai. Sono molto contento di averla come prima regista. Il mio sogno era di diventare calciatore, però dopo, quando ho fatto questo mestiere, ci ho ripensato. Darò il massimo per fare questo mestiere, perché dicono che sono bravo, allora io mi impegno tanto. E credo che, speriamo che la gente lo pensi sempre così. Le tre parole per descrivermi sono simpatico, perché dicono che sono simpatico. Poi gentile e poi tifoso, perché sono uno appassionato di calcio. Il mio piatto preferito è senegalese e si chiama Cebijon. È fatto con riso e pesce e poi verdura, molto buono. Poi certe volte me lo cucina mia madre e mia sorella. Io ancora devo imparare come si cucina, però sono bravo a cucinare. Allora, sul set, certe volte a pausa tipo mangiavo una focaccia buonissima, barese. Chadwick Boseman, che adesso non c'è più purtroppo, però era il mio eroe. E poi è tra i miei attori preferiti, perché lui è veramente bravo. E infatti sto prendendo molto spunto da lui. Speriamo che diventerò come lui.